Allora, ci dicono che possiamo iniziare. La chiacchierata di stasera si inquadra in una serie di dieci eh, conversazioni su vari aspetti del fascismo che, è dato il centenario, abbiamo ritenuto di organizzare. Questa è la settima o l'ottava, non mi ricordo e Di cosa parliamo? È dedicata alle leggi razziali, considerate come noto uno dei capitoli più vergognosi del fascismo. Io cercherò di dare una panoramica molto sintetica, perché il tema è molto vasto, eh, sulle origini, sui contenuti, sugli effetti della legislazione razziale una vicenda, quella delle leggi razziali, nella declinazione antiebraica, antisemita, che purtroppo non si, può, non si può considerare come altre vicende un eh, unicum nella storia del paese o anche in prospettiva più vasta, non si può considerare una parentesi orrenda un tema per sempre archiviato, come la realtà quotidiana, ahimè, quella dimostra. Il tema è stato molto studiato, io naturalmente ho come riferimenti alcuni dei molti illustri autori, da Michele Sarfatti al mio amico Giuseppe Cerbi, che è scomparso. Che eh, si è dedicato appunto ai profili giuridici, a Fabio Islan, al recente libro eh, di Serra, ho visto anche naturalmente poi Carocci, eh, De Felice, fino a Scurati, è uscito in questi giorni questo libro di Cazzullo e devo anche la cortesia di Brutti Liberati, di avermi dato un gli atti di un convegno tenuto dal Consiglio Superiore della Magistratura. Quando parlo di leggi razziali mi riferisco alle leggi e con termine leggi intendiamo sia tecnicamente leggi sia provvedimenti vari, regolamenti circolari amministrative, tutto quello che ha un contenuto diciamo, prescrittivo che vanno dal 3 settembre 1938 al eh, 1943 eh, 25 luglio 8 settembre che è la prima fase dopo l'8 settembre eh, 43 eh, al sud inizia seppur in modo caotico uno dei temi più tormentati lo smantellamento delle leggi razziali che avviene con due decreti del gennaio 44 dal governo eh, Badoglio, mentre al nord eh, ovviamente continuano, si aggravano perché c'è l'occupazione tedesca e si sovrappone la eh, deportazione. Anche se eh, spucciando nelle leggi non si trovano norme eh, diciamo, ufficialmente di autorità eh, governative italiane che legittimino la eh, deportazione e le forme più eh, terribili che tuttavia hanno libera... Eh, sfogo durante il periodo della Repubblica di Salò al nord le leggi vengono mano a mano smantellate mano a mano che i vari territori si liberano i comitati, e i governi provvisori di liberazione nazionale mano a mano aprono eh, uno dei eh, temi su cui si discute molto è stato, si dice torno indietro, che dal 38 al 43 si ha la persecuzione dei diritti della popolazione ebraica, 43 45 si ha la persecuzione della vita, dell'esistenza eh, stessa. Dicevo che pochi giorni dopo lo sbarco in Sicilia. Il 12 luglio il governo provvisorio alleato abroga eh, le leggi ehm, razziali nel territorio dove è sbarcato. Arrivano i 45 giorni dal 25 luglio all'8 settembre, che come tutti sanno, in questa, eh, a proposito della legislazione fascista, vede un periodo molto incerto. Cioè non si adottano nuovi provvedimenti che erano allo studio meno male eh, qualche d'uno eh, si smantella, si sospende si applica ovviamente eh, si mette un freno all'applicazione ma in sostanza non c'è ancora una svolta che arriverà appunto formalmente col governo Badoglio col eh, regno eh, del sud. Uno dei temi fondamentali è eh, quello di eh, chiedersi: ma prima del fascismo c'era in Italia un eh, movimento, uno spirito, un clima di anti-ebraismo, antisemitismo diffuso, oltre che naturalmente lanti della Chiesa Cattolica nei termini che eh, tutti eh, sappiamo. Ehm, qui a volte appunto si cita, piace citare, Carlo Arturo Iemolo, che eh, appunto, dice eh, che se rimaneva fermo l'antigiudeismo religioso tradizionale di alcuni ambienti della Chiesa Cattolica, tutto sommato eh, un antisemitismo cosiddetto laico era eh, non particolarmente... Eh, significativo. Eh, se si fosse fatto un panorama nel 14, dice Iemelo, si sarebbero trovati ebrei in posizioni importanti, eh, fenomeni di intolleranza, ma in sostanza non questo è il giudizio prevalente, un radicamento antisemita, anti-ebraico eh, profondo. Lo Statuto albertino, d'altra parte, eh, stabiliva l'articolo 24 che eh, tutti i regnicoli, qualunque sia il titolo o posizione, sono uguali davanti alla legge a parità di condizioni. E su parità di condizioni, ovviamente, che poi eh, eh, i, i giuristi eh, di regime... Faranno leva per eh, dire che la legislazione razziale non era in contrasto con lo Statuto eh, albertino. Eh, io credo che sia interessante, eh, in questo quadro, anzitutto, vedere di cosa stiamo parlando numericamente. Qui abbiamo preparato qualche slide. E ci riferiamo al censimento che si svolge nel eh, 1938 in agosto, eh, per cui gli italiani ebrei si calcolavano, io rotondo qui, dal 48.000 l'uno per mille della popolazione, si aggiungeva almeno un 3%. Mila provenienti dalla Germania, eh, 7.000 da altre nazionalità vengono censiti 58.400, eh, anche se eh, giustamente si è fatto rilevare che alcuni poi erano, eh, non avrebbero dovuto essere censiti come tali. Eh, I deportati nei campi sono circa 7.500, anche se se ne aggiunge almeno 900.000 non identificati. Quanto alle eh, caratteristiche, mentre la, la slide 2. mentre la popolazione italiana registrava circa il 50% di analfabeti, la comunità ebraica era pressoché assente l'analfabetismo, gli iscritti alle scuole secondarie. Erano l'11,7% nella popolazione italiana, mentre era l'86% abbondante nella eh, popolazione eh, ebraica. Eh, alcuni hanno fatto poi si se, se, se nella ricostruzione, 550 avvocati, 2000 fra professori, liberi docenti, insegnanti. 400 eh, funzionari statali, eh, 2500 professionisti, 150 eh, militari. Eh, questa è la ehm, situazione grosso modo e si calcola che comunque eh, nei dati che vi ho letto eh, un, un elemento su quale bisogna fare attenzione è l'alto numero nel censimento di ebrei sia tedeschi sia di eh, altre nazionalità straniere. Eh, L'Italia fino al 1938 accoglie ebrei tedeschi che fin dal 1933 cinque anni prima subiscono le eh, leggi razziali e anzi c'erano certe forme di eh, assistenza e eh, solidarietà per eh, questi eh, ebrei stranieri. Eh, detto questo, ripeto, si dice... Eh, quali poi alcuni sostengono, ma vi era una notevole eh, componente fascista fra la popolazione ebrea italiana. Eh, si dice con i numeri che la componente della reazione antifascista alle origini fosse forte, che poi vi fosse una um, presenza naturalmente diffusa. Di ebrei iscritti al Partito Fascista, eccetera, eh, si è calcolato che eh, la percentuale di ebrei iscritti al Partito Fascista era superiore alla percentuale di italiani iscritti al Partito Fascista. La risposta è che si trattava di uno spicchio di popolazione di un settore. Eh, che più partecipava alla vita civile, che partecipava alle attività professionali dove era richiesta l'iscrizione al partito eh, fascista e quindi eh, eh, è logico. Eh, si dice che fra i censiti del 1938, mentre cittadinanza italiana, circa 9.000 possedevano la... Eh, Tessera del Partito Fascista su 48.000. Eh, fra gli ebrei effettivi, come li chiama mh, Sarfatti, eh, gli iscritti erano 7.000, pari al eh, 2,7% della popolazione ebraica eh, e al 2,6 per mille degli iscritti al PNF. Questa eh, percentuale diceva nettamente superiore a quelli. Degli ebrei eh, quella rispetto alla popolazione italiana. Eh, giustamente, comunque, se si dovesse tirare le fila e fare così una carrellata d'assieme, eh, si deve ricordare, anzitutto, adesso io non mi occupo ovviamente di Margherita Sarfatti, eccetera, che è vero che vi fu anche un associazionismo. Di ebrei fascisti. Certo è che tranne eh, Jung, ministro delle Finanze, dal 1932 al 1935 non vi furono ebrei in cariche di spicco eh, governative nel periodo fascista fino alle leggi razziali. Così che Sarfatti dice che gli ebrei italiani erano moderati e progressisti, reazionari e rivoluzionari, poveri e benestanti, industriali e venditori ambulanti, operai e insegnanti, laici e religiosi, sionisti e antisionisti. Eh, ciò che li caratterizzava era l'alfabetizzazione generalizzata, come abbiamo visto, e un grado di istruzione relativamente medio, molto più elevato secondo alcuni era molto poi comunque diffusa uno spirito di ossequio, non so come dire, o fedeltà a casa Savoia. Questo era grosso modo, con semplificazioni, si può discutere, eccetera, il, eh, il clima eh, della popolazione ebrea alla vigilia delle leggi. E razziali. Eh, abbiamo detto che esisteva un eh, atteggiamento sino sì, eh, antisionista, antiebraico non particolarmente diffuso, abbiamo segni premonitori, beh, segni premonitori ci sono, e nel 21, la pubblicazione anche in Italia dei protocolli dei Savi di Sion. No? Quel, eh, infame scritto che compare qui, eh, omonimo, eh, anonimo, eh, eh, in realtà proveniente dalla Russia a fine ottocento, inizio novecento, in cui si riteneva che ci fosse questo appunto eh, club eh, giudaico-massonico che. Eh, prendesse e eh, si volesse occupare del, eh, del, eh, del mondo conquistare il mondo. Eh, viene ristampato nel 1937 eh, i protocolli dei Savedizione. Paolo Urano pubblica nel 1936 un libro Gli ebrei in Italia, vi è sempre forte e ahimè... Eh, spiccavano personaggi anche come padre gemelli e il giovane poi molto lodato storico del movimento cattolico Gabriele De Rosa scrisse in gioventù un libro anti-ebraico eh, dal punto di vista cattolico. Eh, Mussolini, Mussolini secondo eh, molti autori in particolare Maurizio Serra che ha pubblicato questo libro recentemente, ma è anche l'opinione anche che ripete per citare libri così eh, di questi giorni, sia Cazzullo sia Scurati, eh, è un divago. Vede Weizmann eh, nei colloqui con Ludwig, il libro Colloqui con Mussolini Ludwig che era... Eh, si chiamava Con, una famiglia ebrea dice che siamo al 32 eh, l'antisemitismo in Italia eh, non esiste, poi però irride in alcuni scritti giovanili sui pallidi e flaccidi ebrei, eh, il giornale di Farinaci non parliamo e eh, violenze appaiono prima del 38 37 36 a Ferrara ehm eh, Mussolini eh, siamo al petto nostro numero 5 eh, siamo a luglio ormai del, 38 dice, eh, del 37 dice che mh, eh, sulla questione ebraica si terrà eh, innanzi, si terrà dritto alla fiera del Levante eh, a espressioni anti, anti sioniste, anti ebraiche, eh, negli ambienti dei suoi gerarchi, ripeto, Farinaci, eh, Sterace, sono in prima fila antive, Italo Balbo, viceversa dalla Libia è uno eh, riluttante, vorrebbe non applicare le leggi razziali in Libia. Insomma, il giudizio di molti è che aveva, io lo prendo con un certo beneficio inventario. Un, un atteggiamento oscillante, ondivago, eh, opportunista a seconda delle circostanze. Perché qui si innesta un grosso problema, no? mi insegna l'amico Gadi Luciato Gugliera, che qui saluto, è il direttore del quel grande centro che è il CEDEC, che si è trasferito dove c'è il Minario 21 è un grande centro di ricerca, il grosso problema che si discute in Italia dal dopoguerra è le leggi razziali, sono un'imposizione di Hitler, della Germania, vengono come conseguenza dell'asse con la Germania o sono hanno una forte componente, diciamo, autoctona. L'opinione prevalente oggi fra gli storici è questa seconda, anche se a mio parere è difficile tagliarli così con una linea netta. No? Perché è vero che in Italia passa dal 33 al 38 prima che arrivino le leggi razziali. E' anche vero che quando arrivano le leggi razziali italiane, quella prima, quella sulla scuola, è più severa di quella che c'era in Germania. È vero che Mussolini eh, anche dai, così, dai, dai, dai diari di Ciano, eccetera, mh, è spesso oscillante, eh, non deciso che però il 38 è l'anno in cui esplode l'antisemitismo, le leggi razziali, beh, in questo 38 a me colpisce abbastanza che si dimentica che all'inizio del maggio 38 eh, c'è la visita di Hitler di alcuni giorni in Italia, no? un grande avvenimento nazionale. Insomma, è un problema discusso, certamente non si può dire, perché questo poi sta al fondo della polemica, non si può dire mai gli italiani, poveretti loro, se fosse stato per loro, ma se volete erano alleati ai tedeschi, non poteva che finire così. Eh, ci hanno messo. Del loro e ci hanno messo abbastanza eh, con eh, volontà. Dicevo che l'anno in cui si eh, esplode eh, la legislazione è il 1938, dopo le prove della legislazione razziale nei confronti delle colonie, 1936-1937 c'è la legislazione nei confronti delle colonie, in questi anni non sarà stata un'influenza di Hitler che mandava la lettera dicendo caro Benito, eh, caro Duce entro un mese fai le leggi razziali, però fatto sta che nel 1937 si cominciano a diffondere le leggi razziali in tutto l'entourage dei paesi, Romania, Ungheria, Austria, Polonia, eccetera. Quindi eh, si crea un clima e un diciamo, accerchiamento abbastanza, abbastanza significativo. Eh, sempre giocando tuttavia con, eh, con eh, questo. Eh, go and stop. Nel febbraio 38 sull'informatore, l'informazione diplomatica, che è un bollettino dei diplomatici, eh, si scrive eh, l'impressione che il governo fascista sia in, in procinto di inaugurare una politica antisemita è completamente errata. Il governo fascista non ha pensato di adottare eh, misure contrarie agli ebrei in quanto tali, ma si riserva di vigilare sugli ebrei venuti nel nostro paese e si riserva di evitare che nella vita della nazione il peso degli ebrei non risulti sproporzionato ai meriti dei singoli e dell'importanza numerica della loro vita. Della loro ehm, eh, consistenza. Già, ma poi eh, alcuni mesi dopo questo stesso bollettino di informazione cosa ci dice diplomatico? Ci dice con eh, un atteggiamento di incredibile che eh, si ribadisce che da partecipazione degli ebrei. Non deve trascendere il peso che hanno e si dice comunque guardate che anche se assumeremo delle eh, disposizioni, discriminare non significa perseguitare. Tettualmente queste sono le situazioni. Questo go and stop, eh, devo dire, poi però eh, diciamo eh, incomincia a pendere evidentissimamente con un atteggiamento decisamente antisionista, antiebraico, eh, eh, che si stava preparando, con il manifesto della razza che viene pubblicato nel luglio eh, del 38, se cioè noi eh, facciamo. Eh, vedere. Eh, il Manifesto della Razza del luglio 38, nell'agosto arriva il censimento, nel eh, eh, primi di settembre arriva eh, le prime leggi. Il Manifesto della razza, no, eh, che poi è eh, pubblicato dalla Difesa della Razza, la rivista Mefitica. Andy, ehm, è in, è in, eh, ha una posizione sulla razza eh, ebraica ehm, eh, nettamente biologica. No? Eh, esistono razze umane differenti, grandi razze e piccole razze, il concetto di razza è puramente eh, biologico. La popolazione, questa è forte, dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà è ariana. È ariana pura da diversi millenni la nostra penisola. Ben poco è rimasto di altre civiltà e altri genti che sono passate per l'Italia. È una leggenda. Eh, L'apporto di altre popolazioni, dai Logobardi in poi, l'Italia è stata a una composizione razziale pura, la composizione razziale dell'Italia è la stessa di mille anni fa. Cito le parole del Manifesto della razza, Esiste dunque una pura razza italiana. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti e questo vale da un punto di vista biologico senza intenzioni filosofiche o religiose. È necessario quindi una netta distinzione fra eh, mediterranei d'Europa orientali, africani e eh, ariani. Gli ebrei non appartengono alla razza eh, italiana, gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia, perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli italiani. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere alterati in alcun modo. Ecco, io vi pregherei di fare attenzione a quest'ultima frase perché ci ritornerò a chiusura con la frase di qualche d'un altro. No? E... Firmano professore Lino Businco, Università di Roma, Lidio Cipriani, Firenze. Donaggio Bologna, Franzi Pediatria Milano, Landra Roma, Nicola Pende, famoso Università di Roma, Marcello Ricci, Università di Roma, Savornian, Università di Roma, presidente dell'Istituto Centrale di Statistica, Sabato Visco, docente di fisiologia. Edoardo Zabattari direttore dell'istituto di zoologia dell'università di Roma anche questo mette 3-4 eh, professori di zoologia e, e, e quindi ormai è un piano inclinato che va manifesto eh, eh, della razza censimento evidentemente ben preparato non si fa un censimento da un giorno all'altro nell'agosto 18 settembre, discorso di Mussolini a Trieste, in cui ormai le, eh, a mio parere, in larga misura, false ambiguità crollano. In cui Mussolini dice testualmente: L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico inconciliabile del fascismo, è il nemico inconciliabile. E dunque la nostra posizione è stata determinata da questa incontestabilità dei fatti, eh, che è il nemico incontrollabile e la nostra politica non può eh, se non rivolgersi nettamente contro il ruolo e lo spazio che hanno i, eh, acquisito i, eh, la popolazione ebraica, ecco che arriva il, eh, poi tutto il piano inclinato eh, e, e torrenziale delle legislazioni, la prima il 3 settembre 1938, è eh, il caso alla vigilia dell'inizio dell'apertura dell'anno scolastico, il primo provvedimento è l'espulsione attraverso in, in immediata sospensione degli insegnanti ebraici eh, ebrei dalle scuole, no? eh, degli alunni, tranne temporaneamente i, i studenti universitari, ma docenti di qualsiasi ordine e grado vengono espulsi, vengono espulsi da eh, qualsiasi accademia eh, 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 scolastica. No? Eh, abbiamo quindi qui, eh, vedete, eh, riprodotto, insegnanti e, eh, e studenti vengono espulsi. Eh, abbiamo il eh, pochi giorni dopo un altro provvedimento che vieta agli stranieri ebrei di fissare dimora in Italia, anzi si avviano i provvedimenti di eh, espulsione. E questo rapido susseguirsi abbiamo la slide 12, mi sembra il 6 ottobre 38 il Gran Consiglio del Fascismo che determina il concetto di quando è fascista sia ebrei o meno. Il 10 novembre il Consiglio dei Ministri che vara il provvedimento madre-padre delle leggi razziali, che è questo decreto del 17 novembre 38, dai 13 e 14, in cui appunto si ha il, eh, eh, ormai il um, plenum del, eh, eh, della eh, normativa, perlomeno il grosso. Divieti e limitazioni in materia matrimoniale, divieto di matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente a altra razza eh, non ariana e quindi razza eh, ebraica, eh, la definizione di appartenenza alla razza eh, ebraica e eh, conseguente... Eh, conseguenze anagrafiche, abbiamo 14 bis, quel, eh, una slide, l'obbligo di andare a denunziarsi come di razza eh, ebraica, eh, abbiamo il divieto di prestare servizio militare in pace e in guerra di essere tutore e curatore di minori incapaci non di razza ebraica, privazione della patria potestà sui figli non praticanti la religione ebraica, qualora la loro educazione non fosse corrispondente ai principi religiosi e ai fini nazionali della razza ariana, interdizioni patrimoniali, cioè vengono appunto eh, sequestrati e espropriati eh, terreni e aziende oltre determinate soglie e vengono in cambio affidati il, ehm, il, eh, eh, dei titoli con un reddito del 4% trasferibili solo fra ebrei interdizione nel lavoro, banche, assicurazioni eccetera eh, precluse, aziende pubbliche, eh, associazioni di diritto pubblico, eh, eh, congelamento dei trattamenti di coesenza, la famosa legge che vieta anche le, le società fra professionisti per esempio fra Avvocati ci siamo tirati dietro fino a pochissimo tempo fa che avevano la loro origine nell'evitare che attraverso l'associazione con non ebrei si consentisse la continuazione di attività professionali di libere professioni a eh, professionisti ebrei nella slide che vedete si ha appunto un eh, eh, riepilogo di tutti i eh, eh, principali divieti del, eh, 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 della, legislazione, eh, della legislazione. E qui si può continuare, si può continuare con un dilagare negli aspetti della vita civile, divieto di avere domestici per gli ebrei, domestici non, eh, appunto non ebrei, eh, divieto di soggiorno in località turistiche, eh, limiti ai cambi di abitazione, divieto di apparire sugli elenchi telefonici divieto di var lezioni private, divieti di avere impieghi negli alberghi anche se non di proprietà privata, eh, no alle operazioni in borsa, eh, eh, vietati i nomi ebrei eh, alle strade, eh, vietato naturalmente le attività editoriali, le citazioni di autori ebrei, divieti dello spettacolo che esplode soprattutto nel 1940-41. Questo divieto nell'editoria, nell'informazione è quello che causa il suicidio eh, eh, dell'editore Formigini a Modena, come noto, e non pochi altri. Eh, suicidi in, questa, eh, in questo periodo. Eh, ecco, eh, mi sembra molto significativo, poi eh, qui eh, possiamo proiettare queste slide che avevamo visto, eh, un'opera di propaganda i cartelli, questo non è un negozio ebreo, questo è un negozio ariano, eh, il, eh, andando avanti appunto negozio ariano, fino a un intensificarsi mano a mano che si arriva eh, a, a, vicino allo scoppio della guerra. Per esempio, questa slide è terribile, no? vignetta antigiudaica ad Ancona, in cui si vede una forca, eh, giudei tutti preparatevi tutti a salire sulla forca, siamo nel 42, eh? nel 40, siamo nel 40, quindi ben prima della Repubblica di Salò ed ancora questa eh, addirittura del 38 che... E depositato in un giornale che si trova al SEDEC, I Provenimenti della Difesa della Razza, in cui si tagliano le mani cosa. e naturalmente si distingue la difesa della razza, anche se, anche se eh, questo giornale, che il primo e il secondo numero tocca 80.000, poi 105.000 copie, alla fine. Si attesta, sono sempre molte, tantissime, su 15-20 mila, ma non è un giornale di enorme diffusione e di enorme eh, seguito. In tutto questo no, è eh, poi da eh, domandarsi: eh, quali sono state le, eh, le anzi, prima diciamo. Un qualcosa d'altro. Eh, qualcuno ha detto che le leggi razziali italiane in fondo poi sono state abbastanza eh, attenuate perché c'erano eh, l'Istituto delle Discriminazioni. La legislazione del 1938 e successiva, soprattutto quella base del 38-98, prevede la facoltà di essere discriminati da divieti per chi avesse avuto meriti bellici o meriti nell'affermarsi del eh, potere fascista eh, e quindi che verso le famiglie che fossero eh, benemerite per eh, diciamo, il regime. E qui si innesta un capitolo molto triste e doloroso perché viene istituito il Tribunale della razza che fra i suoi compiti ha uno quello di distinguere, eh, di eh, individuare eh, soggetti discriminati e lì mazzette, raccomandazioni e oscenità sono eh, una pioggia. A Roma su 15.000 famiglie, in pochi mesi, 3.000 ottengono posizione, eh, eh, status di, eh, di, di discriminato. Ma ancora peggio è l'operatività del Tribunale della Razza quando deve decidere se uno è ebreo o no. E deve decidere se uno è ebreo o no. no. Eh, certo, il caso su, su, eh, 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 è digitalmente facile, se ha il 75-100% di sangue ebreo, 75 due nonni, anche un tetto, eccetera. Ma se è di matrimonio misto già bisogna vedere se l'altro coniuge o lui stesso sono dal primo, ottobre 38, di religione. Eh, non ebraica se non eh, professavano idee di simpatia e di solidarietà con i movimenti ebraici. Ma questo tribunale della razza ha il potere di accertare se sia di razza ebraica anche in difformità delle risultanze degli atti dello Stato civile. E qui il capitolo orrendo, no? Del sì, figlio, eh, secondo civilisticamente, seconda cosa, di Tizia Ebrea, eh, madre non poteva essere negata, e del marito signor X, ma in realtà padre non era il signor X ebreo, era il signor Y amante, Arianissimo, eccetera, eccetera. E quindi un, un diciamo. Eh, mercanteggiamento di provvedimenti sia sulla discriminazione in senso stretto sia questi ancora più eh, vergognosi che vedono naturalmente campeggiare ma ci torneremo alla presidenza sua eccellenza Gaetano Azzariti no? presidente del tribunale della razza che finì presidente ahimè, della Corte Costituzionale italiana fra, alla fine degli anni 50, 58, 62, eh, 63, eh, eh, eccetera. Eh, ecco, ci sono state reazioni a questa legislazione eh, eh, ebraica. Beh intanto abbiamo, eh, se scorriamo credo, la slide, facciamo addirittura la slide 20, abbiamo Camera dei Deputati, votanti eh, eh, favorevoli 340, contrari 0. Eh, al Senato, dove vi erano alcuni senatori ebrei, alcuni non vanno si hanno 7-8 voti contrari sì ci sono voti contrari eh, voci contrarie lo stesso è Gentile ma vengono messi a tacere. il re, il re è, 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 è preoccupato la regina per un suo medico eh, il re per un certo generale eh, che lo difese contro assalti squadristi, difese eh, Quirinale, contro assalti fascisti, eccetera, ma gli fanno la discriminazione e dicono: Guarda, se ha avuto meriti eh, militari, per carità, non preoccupati. E messa a tacere. Nei diari di Ciano, eh, nei documenti, e cosa, eh, sono molto dure le parole di Mussolini. Nei confronti del re, e dice: Ma che si provi a dire qualcosa, lo sistemo io, e difatti borbotta un po', ma non dice niente. Il vero problema su quale si dovrebbe fare una lezione è, è l'atteggiamento della Chiesa. Atteggiamento della Chiesa, dove Lasciamo perdere il diciamo, antiebraismo cosiddetto religioso, cattolico, decida, eccetera, eccetera, ma sulle leggi, sulle leggi dice eh, parole, eh, stigmatizza, eh, come tutti sanno, paparati, eh, decimo primo, che però... Eh, muore se non mi sbaglio nel febbraio 39 quindi eh, dura ben poco paparazzi aveva eh, mit brennan der sorge una, eh, ansiosa preoccupazione con vibrante preoccupazione aveva stigmatizzato le leggi razziali e le politiche eh, tedesca antisemita aveva dato in carico a un prelato americano di preparare un'encicloca anche per l'Italia, eh, a un gruppo di visitatori i giorni successivi, dichiara è inammissibile, ma in realtà, come sappiamo, ben poco campa e eh, Supacelli si è scritto eh, tantissimo. Eh, eh, però non credo sia riuscita ancora la dimostrazione, dico un po' sorridendo, di un atteggiamento eh, di reazione e opposizione alle leggi razziali da Pacelli, che era il nuncio apostolico nella Germania, di eh, io ho visto la sua scrivania che gli ha regalato. Quando è andato via dalla Germania, era capricciante, tutto pieno di simboli, acule, rostri e cose simili. Quindi, reazione nell'opinione pubblica: sì, qualche qualcheduno in casa, modesti, ma perché, eccetera. Ma in realtà, ben presto, superati e in sostanza. Eh, non si leva una forte reazione. E ci sono reazioni eh, a volte poco conosciute. Eh, per esempio, una reazione è il eh, direttore, il leggendario direttore d'orchestra Eric Leiber, non ebreo che andrà in Argentina non sopportando il nazismo, eh, che disdice gli impegni milanesi eh, quando eh, vengono emanate le leggi doveva, eh, stava provando il fideglio, eh, con questa lettera, apprendo in questo momento che il teatro alla scala ha chiuso le sue porte ai vostri compatrioti israeliti. La musica è fatta per tutti, come il sole e l'aria, laddove si nega degli esseri umani questa fonte di consolazione è così necessaria in questi tempi duri e questo soltanto perché essi appartengono a un'altra stirpe, a un'altra religione, io non posso collaborare né come cristiano né come artista. Devo di conseguenza pregarvi di considerare nullo il mio contratto. Malgrado il piacere che avrei avuto di dirigere in questo meraviglioso teatro che rammenta le più nobili tradizioni italiane. E la Scala in effetti di il Maestro del coro eh, veneziani, no? eh, eh, che poi ritorna nel dopoguerra. Eh, eh, Rubinstein. Cancella una tournée italiana nel 1938 e si eh, ricorda eh, sotto questo profilo l'atteggiamento che aveva preso al Festival di Beirut, eh, di Beirut eh, Toscanini nel 1933 di fronte alle leggi tedesche. Ma quello che colpisce è, fra l'altro, che eh, nel bel mezzo di questo eh, escalation del 38, ricordate, manifesto della razza in eh, eh, luglio, poi eh, censimento, poi la legge del settembre, poi Consiglio dei Ministri, Gran Consiglio del Fascismo, la legge generale di metà novembre. Cosa succede? Succede la notte dei cristalli cioè un eh, giovane ebreo polacco ammazza a Parigi un funzionario nazista, si scatena il più grosso pogrom eh, che si conosca prima del, via spiccia eh, della Shoah e per esempio Corriere, qui non ho le slide, ma insomma lo eh, come titola. Siamo all'8-9 novembre, quindi pochi giorni prima della legge base con tutti i divieti. Indignazione in Germania per l'infame delitto del giudeo Ginsman, insomma una reazione eh, 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 tutta pro notte dei cristalli. Eh, che quindi ci dice eh, come le reazioni siano, sempre, siano state molto cose. Anche a proposito del Papa, eh, Mussolini è duro nei confronti, dice: anche qui Ciano che ricorda parole dure, glielo faccio passare io al Papa ha voglia di protestare in 448 rimette in piedi un forte anticlericalismo non ci vuole molto e così via essendo io giurista è chiaro che mi sono occupato anche eh, dell'atteggiamento dei giuristi beh, l'atteggiamento dei giuristi è un atteggiamento certamente non esemplare i giuristi sono artefici il ministro di giustizia era un professore alla sapienza di Roma di diritto, Solmi, no? e, eh, eppure i giuristi eh, vengono colpiti nelle università, eh, nell'avvocatura, eh, eh, eppure viene poi eh, costituita una ignobile rivista Il diritto razzista che vedete, in cui c'è De Francisco, Maggiolo, Cogliolo, insomma, eh, che va di pari passo con la difesa della razza. Eh, i, I giuristi eh, italiani hanno... I giudici italiani ehm, hanno un atteggiamento anche qui, certamente non di reazione violenta, alcuni fanno la resistenza dall'interno, per esempio il famoso magistrato Peretti Griva a Torino, cioè in cosa consisteva? Consisteva nel cercare di applicare al massimo possibile leggi norme che discriminavano e non applicavano sulla base di un ragionamento tipicamente eh, giuridico le leggi razziali dal punto di vista giuridico sono leggi eccezionali e i principi di diritto dicono in tema di interpretazione che le leggi eccezionali devono essere di stretta applicazione, cioè che non possono essere applicati al di là di quello che dicono e quindi se un caso non è espressamente previsto non si applica eh, e quindi cercare di fare una. cosa ecco. Ma ehm, devo dire eh, quindi eh, una reazione eh, che vede eh, molti giuristi partecipi, eh, che vede questo tribunale della razza presieduto da Gaetano Zariti, e eh, allora raccontiamo, ma la sapete tutta la storia di Gaetano Azaretti. Gaetano Azaretti è, è presidente del Tribunale della Razza. No? Arriva i 45 giorni, arriva il Regno del Sud, il governo Badoglio e Azaretti è il ministro del governo Badoglio, ce lo ritroviamo. Arriva poi eh, la liberazione, in, eh, va al Ministero di Grazia e Giustizia. L'onorevole Palmiro Togliatti e c'è all'ufficio legislativo del Ministero no, con un notevole potere nell'attività eh, di, di eh, preparazione di norme, eccetera. Gaetano Nazzariti, il quale Gaetano viene poi nominato da Gronchi giudice costituzionale e finisce come presidente della Corte eh, Costituzionale. Questo è ormai un episodio eh, così, credo che alla fine sia stato eliminato dalla Corte eh, in un eh, loggiato, non so dove il suo ritratto, che è fra quello dei vari presidenti, ma questo eccetera. Tra i giuristi vi sono esempi eh, intanto di resistenza, cioè eh, certe riviste giuridiche. Continuano a far pubblicare articoli sotto falso nome o anonimi a giuristi ebrei come Graziani, in parte lo stesso Ascarelli. Abbiamo dei giuristi, fra l'altro, La Pira, il sindaco di Firenze nel dopoguerra, che prendono posizioni nette, nel senso che per esempio pubblicano necrologi di giuristi ebrei defunti, cosa che era assolutamente eh, vietata. Io ho avuto il, la, eh, la fortuna di essere allievo di un giurista che, professor Rotondi, che non... Eh, giurò e che eh, nella sua rivista eh, pubblicò un eh, necrologio, una recensione a un eh, libro eh, in cui eh, si diceva, fra l'altro, merita ogni tanto citare anche in cose, se l'antica Roma, in conformità della sua vocazione imperiale, non poteva sentire angusti problemi di particolarismo religioso e razzistico nei confronti di nessun popolo e neppure degli ebrei nel decadimento dei concetti e del sentimento del diritto che costituisce l'età di mezzo, sorgono le prime disposizioni. Eh, solo in epoca recente e non più con un presupposto religioso ma etnico, Presupposto, non si sa se più balordo nelle sue premesse pseudoscientifiche o iniquo nelle sue conseguenze insorgono in molti paesi d'Europa, compreso il nostro, in pieno secolo XX disposizioni legislative limitatrici non solo delle libertà politiche, da quelle eh, civili. Eh, il libro che recensisce eh, esamina queste eh, eh, normative eh, e dice che queste normative rimarranno una macchia duratura di molte legislazioni attuali e precludono l'abusata identificazione fra la formula cronologica di Stato moderno e quella sociale giuridica di Stato civile. Questo veniva pubblicato in una rivista giuridica nel 1940. Quindi, vi sono persone che seppero, nell'ambito dei giuristi, tenere anche la voce alta, anche se vi furono voci molto eh, viceversa compromesso. Devo rubarvi ancora qualche minuto per trattare un altro argomento, quello diciamo economico. Cioè, eh, abbiamo visto delle limitazioni alle proprietà terriere, alle limitazioni di aziende, eh, cosa succede, eh, vi migrazione. In fondo riflettendo e discutendo si dice ma qual era l'obiettivo eh, vero di Mussolini in tutto questo? Forse l'obiettivo vero era quello che del resto lui dice, e cercare di sbarazzarsi il più possibile degli ebrei facendoli emigrare andandosene via anche se poi non è stata così forte l'immigrazione. Eh, eh, certamente di fronte a espropri e questo tipo, cosa eh, avviene? Avviene da una parte che eh, si ha corso gli espropri e vedremo come, dall'altra parte si hanno vendite. No, eh, cosa volete? Non posso più gestire l'azienda, c'è eh, il mio. Eh, ragioniere piuttosto che il mio concorrente che mi offre quattro soldi, gliele vendo e vi andare. Eh, inizio subito dalla fine. Eh, si sono svolti, fra l'altro, Giorgio Sacerdoti si è molto occupato, ha scritto sull'argomento. Si sono svolti alla fine numerosi processi per cercare di recuperare questo tipo di beni l'esito è stato più o meno 50% 45-60% a favore delle restituzioni altri non abbastanza approvato ma dimmi che veramente è venduto per questo motivo non perché eri stufo quali sono le prove ci sono stati fra mezzo altri trasferimenti di proprietà comunque il, eh, viene istituito nel eh, 1939 il eh, Legali di cui abbiamo parlato già qui alla fondazione Legali che è ente eh, di gestione e liquidazione immobiliare il quale appunto incamera i beni eh, che superando determinati limiti non potevano essere tenuti e dà in cambio questi titoli eh, Fruttiferi si fa per dire perché appunto erano trasferibili solo eh, a favore dei ebrei, alla fine della scadenza potevano essere o rimborsati o rinnovati eh, o rinno, eh, eh, rimandata alla liquidazione e il pagamento, quindi in sostanza poca, eh, poca cosa. Eh, vengono eh, questo eh, ente. No, opera eh, e eh, unite unite eh, viene eh, estinto con un decreto ministeriale che porta la data del 29 dicembre 1997, eh, è sciolto nel 57 ma di fatto poi continua in liquidazione a, ad andare. Eh, anche qui, ripeto, le cause sono... Eh, non è facile il calcolo di quanto questo Egeli eh, guadagna, certo è che secondo alcuni eh, dati eh, c'è stato un guadagno su beni espropriati e poi venduti da questo ente di circa il 50%. Eh, dei valori. Eh, si è calcolato, eh, dice Isman, eh, circa 150 eh, milioni rapportati a euro eh, sottratti, eh, in vecchie libere sarebbero 290 eh, miliardi. Eh, un episodio poco noto è il fatto che nel eh, appunto 98, eh, viene costituita una commissione che eh, vuole fare il punto e indagare sulla liquidazione dei beni espropriati. La presiede Tinan Selmi, no? questa eh, commissione dura due anni, eh, non ha ormai poteri di reazione perché... Eh, eh, è passato troppo tempo, cause ce ne state ormai chiuse con gli esiti che vi dicevo, però raggruppa tonnellate di documentazione i verbali dei sequestri, verbali dei sequestri che adesso sono custoditi nell'archivio di Intesa San Paolo, perché l'ente bancario sui... Ehm, sui eh, cui si appoggiava questo Egli no, per eh, le vendite, per i finanziamenti, le ammissioni, eccetera, era eh, l'Istituto San Paolo di Torino. Che poi è stato incorporato in eh, banca, intesa che si chiama infatti Intesa San Paolo, leggendo questi verbali. Di sequestri, eccetera, sono agghiaccianti perché sono verbali descrizioni che non so, iniziano dicendo eh, sì, appartamento mi è sequestrato, primo locale, si trovano tre bambole, una bicicletta per bambini, eccetera. cioè la descrizione delle, di tutto quello che poteva esserci eh, in, eh, in una casa normale eh, e quindi una massa di documentazione estremamente viva, estremamente interessante, che eh, fa anche riflettere sul fatto che non è stato certamente esemplare il sistema delle tentate riparazioni eh, in sostanza delle abbastanza eh, fallite. Eh, fallite e riparazioni del sistema, eccetera. Ecco, eh, alla conclusione di tutto questo, eh, si pone il problema di quali erano gli obiettivi. Qualcuno si pone il problema di quel che resta. È stato detto, beh, insomma, ce n'è voluto del tempo, eh, ma. Eh, eh, Pregiudizi sono restati, senso di diversità, il grandissimo problema, eh, Lignana Picciotto ha scritto anche qui un bel volume, italiani brava gente. No, a sentire, se ci si interroga, non esiste componente della comunità italiana che dice che non aver salvato almeno due o tre ebrei e no? quindi i conti non tornano con il numero che eh, vi dicevo all'inizio. Io in una visita a Città del Vaticano, quando ero Presidente qui della RCS c'era il direttore dell'ufficio stampa che mi ha fatto vedere tutto il piazzale e ha detto ecco qui vedete ci sono tutti i sotterranei dove erano stipati le migliaia di ebrei che abbiamo salvato. Ma... Eh, francamente ciò cioè non toglie che vi sono stati sicuramente salvataggi da parte di enti religiosi, da parte di singoli, come vi sono stati il caso Pitti Gridi eh, è famoso, no? il caso della cameriera di Porto a Roma altrettanto, caso di persone eh, che hanno tradito altrettanto, c'è stato tanti italiani brava gente ma anche italiani non. Eh, brava gente, e quindi eh, il discorso rimane in questo tipo di equilibrio. E quanto ai lasciti e agli effetti eh, io qui non ho che ricordare, eh, sempre citando il SEDEC, l'osservatorio sull'antisemitismo, Gadi non so se ricordo male ma mi sembra che già nei primi mesi di quest'anno i casi segnalati sono 123 piuttosto che 138, insomma, ecco, eh, casi piccoli o grandi, ma anche se piccoli significativi. Ecco, volevo finire citando questa frase, questo non vogliatemene, ma devo farlo, questo è ciò per cui ci siamo sempre battuti. Siamo disposti a mescogliarci gli uni con gli altri, ma non vogliamo diventare popoli, popolo di razza mista. Vi ricordate la frase che citavo all'inizio, siamo una razza pura, eccetera. Questa è la frase, fra virgolette, pronunciata a proposito di migrazione, eccetera. Dal presidente responsabile di uno Stato europeo che si chiama Orban. Quindi, quando dicevo che il problema del razzismo, che poi quando prende, piega, prende piede, inevitabilmente va a finire eh, e s'appunta sull'antisemitismo, l'antiebeismo, non è purtroppo una parentesi chiusa perché su questo tipo di concetti abbiamo visto che si costruì quell'infamia che è rappresentata dalla legge. Io vi ringrazio, sono stata a volte un po' confusa ma...